Ta-da! Ciao ragazzi, ero proprio lì per uscire in bici a fare un bel giro, ma mi è arrivato a casa questo mega pacco Andreani e quindi perché non aprirlo insieme? Quindi vai con l'unboxing, cutter super professionista e vediamo cosa c'è dentro. Da cosa inizio? Davvero non ne ho idea. Questo potrebbe essere un ammortizzatore. Esattamente. Guardate che bel gioiellino qua che abbiamo. Hollis TTX 22M. Questo dovrebbe essere per la bici d'enduro che necessitava di un bel upgrade. E direi che lo montiamo prima di fare il giro di oggi. Ma prima guardiamo cos'altro c'è nella scatola magica. Woo! Quante fighe ragazzi. Questa è la RX36, il modello Mark II, quindi la nuovissima uscita. L'ho presa 180 mm di escursione, cartuccia ad aria, quindi secondo me è molto leggera e deve essere divertentissima. Prossimamente sarà montata anche lei sulla bici. Ok, qua cosa abbiamo? Wow, piastre! Queste sono delle piastre per la forcella doppia piastra della Hollis, la DH38, che immagino sarà il nostro prossimo pacco. Esatto! Ta-da! Wow, forcella nuova DH38, un masterpiece delle forcelle da DH da discesa. E questa andrà montata sulla mia bici da discesa, la Nukeproof Descent. Ogni anno faccio appunto l'upgrade delle sospensioni per restare al passo e comunque avere sempre le ultime sospensioni esistenti, e i ragazzi di Andreani mi aiutano in questo, quindi li ringrazio tantissimo e non vedo l'ora davvero di montarla e soprattutto di provarla. Eccolo qui, un altro TTX 22M, sempre a molla per la bici di discesa con l'interasse da 250 e dovrebbe essere molto simile a quello che avevo già la scorsa stagione, niente di nuovo, però sempre il massimo della qualità sicuramente. Quindi questi due con le piastre vanno sulla bici da discesa che aggiornerò presto e vi farò vedere poi in un altro video, mentre invece questi due forcella e mini ammo per la bici da enduro. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a montare l'ammortizzatore. Quando mi è arrivata questa bici che non vedevo l'ora di montare questo ammortizzatore qua, questo Hollis, l'ho usato già nelle precedenti stagioni sia nell'enduro che nella bici da discesa e mi sono sempre trovato benissimo. Quindi questa nuova bici, come vi ho già detto,
l'ho trovata davvero davvero unica, davvero performante, e non vedevo l'ora di metterci un ammortizzatore degno di essa. Quindi andiamo subito a smontare quello per fare l'upgrade. Facciamo le cose fatte bene, ingrassiamo le viti con del buon grasso di qualità. Io, come vi ho già detto, uso questo Makoff Bio Grease, molto molto performante, impermeabile e profuma anche, come tutti i prodotti Makoff, quindi fighissimo. La bici è pronta adesso per andare a girare. L'ultima cosa che manca è un po' di lubrificazione alla catena. Anche qui uso, scusate il mozzo che fa un casino esagerato, anche qui uso prodotto Makoff, olio dry per l'asciutto, comodissimo, non sporca, fantastico. Adesso andiamo a girare.
Eccoci qui alla fine di un'altra giornata di bici e continuo ad essere veramente veramente gasato ogni volta di andare a girare dopo tutto questo periodo di quarantena che abbiamo fatto e quanto è bello andare in bici. Oggi, come avete visto, ho montato l'ammo nuovo, l'Olins, che mi hanno dato i ragazzi di Andreani, e davvero davvero buono. Purtroppo i sentieri che ho adesso qua a casa non mi permettono di testare una bici al 100% delle sue possibilità, perché sono un po' sporchi, lenti, non troppo difficili. Però la differenza l'ho già sentita il primo giorno, e nelle contropendenze dietro la bici ha una trazione esagerata con la mamolla e funziona davvero bene, sono molto contento. Adesso spero di riuscire a muovermi un po' di più. Nella provincia di Savona ho finale ligure come posto per andare a girare e sicuramente lì i sentieri sono un po' più cazzuti, degni di una bici come questa. È davvero un mostro secondo me, perché le prime sensazioni, queste sono un po' le prime sensazioni che vi do di questa bici, e che è davvero uno schiacciasassi, molto molto performante in discesa, nel rock garden, nello scassato. In salita diciamo niente di speciale, cioè non sarà la migliore di sicuro, ma sicuramente non ho avuto problemi. Direi che è molto simile a quella che avevo prima, la 27,5, però secondo me in discesa, nella parte in discesa hanno fatto un upgrade davvero davvero importante, e la sento anche molto più stabile, molto più rigida, e mi aiuta sicuramente a scegliere le linee con più facilità, quindi mi trovo davvero bene. Adesso sono le 8:30 passate, come al solito, come negli ultimi 3 giorni, faccio sempre tardi perché voglio girare. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram dove ho postato un po' di foto molto molto carine su questa bici, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!